Vi presento Speranza. Partiamo dal presupposto che in Vietnam con due ciocori ti compri un pezzo di ferro, due ruote e tanta speranza. Non per niente, lei, che quando l'ho presa mi ha fatto la persona più felice del mondo, si chiama Speranza. Per chi ha visto il video precedente a questo sa benissimo che adesso è cominciato un viaggio nel viaggio. Ovvero, dopo aver fatto Singapore, Malesia, Thailandia, Cambogia, il Vietnam lo farò tutto in moto con lei. Partendo da Ho Chi Minh, che è una delle città più grandi del Vietnam che si trova a sud, fino ad Hanoi, al nord del Vietnam. Sono all'incirca 2000 km, se contiamo anche il fatto che tutto questo tragitto durerà un mese e sicuramente fra perdermi, fare e dire, arrotondiamo sicuramente a 2000 km, anche se è un po' meno il chilometraggio. L'intento di questo video è semplicemente presentarvela, entrare un po' più nel merito cosa è successo nel momento in cui ho deciso la moto. Nel video precedente facevo vedere che stavo cercando la moto. Dopo un sacco di cose che sono successe, alla fine sono arrivato a lei. Allora, Speranza, giusto per darvi un attimo un indice, è un'onda detached, qualcosa molto famosa in Vietnam che in Italia non si trova. E vista così sembra una moto vecchissima, perché le moto così da noi c'erano negli anni 80, gli anni 90. E invece questa qui, anche se non sembra, è del 2019. È un monocilindrico raffreddato ad aria, 127 di cilindrata. Pure la cilindrata un po' strana. Estremamente essenziale. Cioè non c'è praticamente un cazzo se non quello che serve. Candela, motore, pedalina di accensione. E poi è proprio perfetta per quello che devo fare. Leggera, maneggevole. Sto ancora capendo un po' come gestirmela al meglio. Ci stiamo ancora un po' innamorando. Ne parleremo più avanti, quando farò il primo vero motovlog. Comunque questo viaggio le sto provando tutte. Cioè, se ci fate caso, questo è il 73esimo video. E i video periodicamente sono uno più diverso dell'altro. Bello, sperimentare fa bene. Allora, ormai ho già fatto 200 km. Volevo fare un passo indietro per raccontarvi che cosa è successo prima di fare questi 200 km. Come vi ho detto prima, nel video precedente vedete tutta l'odissea per cercare una moto. Fra contatti privati, agenzie, quello e quell'altro, la mia decisione poi è andata in un'agenzia invece di una moto da una ragazza che si era fatta il giro al contrario, quindi da nord a sud, che però voleva, scendavamo di prezzo, 250 euro. La moto l'ho provata, della ragazza, vibrava tutta, era un casino, poi comunque bisognava fargli il cambio d'olio, le cose. Invece, devo dire la verità, sono andato da questa agenzia di cui solitamente non mi fido mai, però l'ho pagata leggermente in più, mi hanno dato più affidabilità su tantissima roba e poi insieme abbiamo fatto il cambio dell'olio, il cambio della candela, ho fatto mettere il lubrificante catena, non vibra, si accende in maniera lineare, ma mi faccio una grattata, è tenuta in buone condizioni e i primi 200 km le ha retti. Un bijou. Cioè, pensavo che essendo un monocilindrico mi avrebbe fatto bestemmiare. Invece, certo, ho fatto 200 km in 6 ore. Però non è stato così una tragedia. È stato veramente bello. E in più gli abbiamo fatto mettere anche l'adesivo. In realtà ci ho messo 6 ore di tragitto, però c'è da dire che per soltanto uscire da Ho Chi Minh è stato un casino. Cioè, probabilmente ci ho messo 1 ora e mezza solo per uscire dalla città. Traffico ovunque, semafori ovunque, confusione ovunque. Però un po' alla volta sono riuscito a uscirne. E devo dire la verità, vedere dall'esterno tutti questi motorini, queste macchine, questa confusione, all'inizio faceva un po' paura. Poi mi sono ricordato che sono di Napoli. E a dire la verità fa impressione perché ci sono tante persone in più. Cioè, è una città da 10 milioni di persone. Però è stato facile, cioè mi sono sentito letteralmente a casa. Vabbè, comunque una volta superato Ho Chi Minh, finita la città, chilometro dopo chilometro c'era sempre meno gente, finché a un certo punto non mi sono ritrovato letteralmente dentro alle terre agricole del Vietnam, ponendomi una domanda fondamentale. Un aspetto bellissimo è il fatto che sto andando da diverse ore, tanto che mi sono ritrovato qui. Cioè, nel bel mezzo del Vietnam, del sud. Ma la cosa più bella, che non so minimamente dove cazzo sto andando. O meglio, ho individuato una città sulla mappa, però non so niente, non so come sia, non so niente.
che oggettivamente veramente avevo preso la moto di fretta e furia, partito e boh, senza avere una reale meta. Ora dopo ora lo stavo decidendo. Fatto sta che arrivo qui, cioè in questo posto, che adesso sembra un posto incantato, quella è casa mia per adesso. Sì, sono arrivato di qui di notte e mi sono letteralmente cagato sotto. Casa, dolce casa. Voglio condividere con voi il fatto che a un certo punto, quando finalmente sono riuscito a prenderla, mi sono sentito veramente felice. Nel senso che non ero euforico, non ero esaltato, ero proprio felice. Cioè, mi hanno dato le chiavi. Dopo averla aggiustata, detto e fatto, l'ho accesa, ci sono salito sopra. Al momento mi sono sentito veramente felice, come non ero non so da quanto tempo. E quindi eccoci qua, con speranza. E adesso ci aspetta tutta questa avventura, tutto il giro nell'entroterra vietnamita, per poi andare un po' verso la costa e risalire. Almeno questo è il piano. I primi 200 km li ho fatti, non ho voluto riprendere quasi niente. Avevo l'esigenza di capire la moto, cioè già stavo in sbattimento, che dovevo capire dove andare, cosa fare. In più dovevo capire bene la moto, come rispondeva, le marce, non le marce, acceleratore, non acceleratore, questo, quello e quell'altro. Ho voluto fare meno riprese possibili. Con senno di poi è stata la cosa migliore da fare. Poi una cosa che sto notando tantissimo è il fatto che, non stando più a piedi, mi sto godendo molto di più Ipsti. Cioè adesso sono in questa foresta nel nulla, con questa casa di fortuna che ho preso. Qui vicino c'è una città, però per arrivarci ci vogliono 10 minuti di moto, che tradotto a piedi sarebbe una mezz'oretta. E questa cosa ti cambia tutto, perché adesso sarei potuto stare in un hotel anche economico. Cioè in realtà costava quanto questa casa? Questa casa, che è una casa, cioè ho una casa, due stanze, il bagno, 10 euro a notte. Oppure un hotel super figo, ma fighissimo, ma proprio figo figo, a centro città di questa piccola cittadina. Il fatto di poter avere la libertà di movimento e non stare in mezzo alla città, ma nel verde, e poi quando decidi e quando ti serve vai in città, per me questa cosa non apprezzo. E in più ho conosciuto pure un gruppo di vietnamiti che mi hanno invitato a mangiare con loro. Infatti tra qualche ora devo andare. Ed è semplicemente bellissimo, cioè è una libertà immensa. Però allo stesso tempo quello che non voglio fare è il fatto di prenderla e partire e non godermi i posti. Molto spesso la gente, quando tipo prende le moto, va in Vietnam, ogni giorno cambia posto, ogni giorno cambia posto, ogni giorno cambia posto, ogni giorno cambia posto, ogni giorno cambia posto. Invece quello che voglio fare è arrivare in un posto, rimanere qualche giorno, in modo tale da avere quel minimo di tempo che ti permette di capire dove sei, di conoscere le persone, di ambientarti un minimo e poi ripartire. In modo tale che non è tutto sfocato e come se fosse stato tutto, tra virgolette, un film veloce nella tua testa, ma voglio che sia tutto impresso. Quindi l'idea è quella di usarla come mezzo per fare grandi distanze in giornate singole, per poi trovare un posto dove fermarmi qualche giorno, vivere quel posto e ripartire. Questo è il piano. Prossimi 30 giorni saranno tutti così. Ah, poi un altro dato tecnico. La cosa figa di sta roba qui è che sì, l'ho pagata 330 euro, ok, e una volta arrivato alla capitale del Vietnam, visto che sono molto richieste, o la vendo come privato o la rivendo a un'altra agenzia, quello che è, non ci vado a perdere quasi niente, purché la moto arrivi sana e salva a destinazione. Questo è veramente il viaggio nel viaggio. Da Giulio e Speranza è tutto, ci vediamo alla prossima.